Bentrovati a questa nuova puntata di Obiettivo su Obiettivo 3. Oggi, come vedete, io lo ricordo sempre, in base al luogo dove ci troviamo, di quella città parliamo, e oggi alle mie spalle vi è il municipio, il comune di Scafati, e quindi abbiamo con noi dei graditi ospiti di Scafati. Inizio con il presentare il primo dei miei ospiti, dei nostri ospiti, che è Eugenio Panella, componente dell'associazione 5 Stelle di Scafati. L'altro ospite è Francesco Carotenuto, Scafati Arancione, portavoce di Scafati Arancione. È la co-conduttrice di questa puntata, di questa trasmissione, Maria Rosaria Vitirlo, giornalista. Lascio la parola alla mia aiutante, anche perché io, avendo qualche capello bianco, ma non è questa la verità, è che Maria Rosaria, essendo una giornalista, un'attenta giornalista di Scafati, conosce bene la realtà scafatese e quindi può sicuramente entrare in tutte quei pungolare meglio i nostri ospiti, è vero Maria Rosaria? E lascio la parola a Maria Rosaria, prego. Grazie, buonasera, grazie Gerardo per queste parole così gentili nei miei confronti. Abbiamo detto Gerardo, che stasera i nostri ospiti sono Eugenio Panella e Francesco Carotenuto, quindi abbiamo due rappresentanti illustri di due associazioni molto legate al territorio, al Movimento 5 Stelle e Scafati Arancione, molto legate al territorio perché sono sempre presenti, sempre attive riguardo alle battaglie civiche, quindi quelle battaglie che danno voce alle esigenze, alle istanze del territorio, degli abitanti. E per questo volevo partire dal leader di Scafati Arancione, al portavoce Francesco Carotenuto, per parlare di una battaglia civica che hanno intrapreso poche settimane fa. Si è trattato della pulizia della piazzetta in via Luigi Cavallaro, che ha riscosso un grande successo perché la piazzetta era molto degradata, era una piazzetta dove i genitori spesso portano i figli, poi ci sono le panchine, c'è dello spazio dove si può stare, e quindi insomma è un posto gradevole, e loro hanno sentito l'esigenza di pulirlo, di metterlo in condizioni adeguate per poter essere vivibile e utilizzabile da tutti. E volevo chiedere a Francesco quindi le impressioni in merito alla loro iniziativa. Buonasera a tutti, buonasera all'editore, a Maria Rosaria e Eugenio. Sì, partiamo da un'iniziativa che insomma è un'iniziativa civica, e quindi un'iniziativa umana più che politica. Abbiamo sempre ritenuto che la valorizzazione degli spazi sia uno degli obiettivi di chi fa politica e di chi ama il proprio territorio, per cui è nata senza grosse, manifestazioni di gloria, ma semplicemente come un modo per poter interagire, per poter coinvolgere chi realmente crede in una città diversa, fatta di speranze, di sogni, di riappropriazione degli spazi, tant'è che l'hashtag che noi utilizzammo era Puliamo Scafati, sottolineando Amo Scafati. Per cui abbiamo fatto questa iniziativa, egregiamente riuscita, siamo riusciti a coinvolgere i residenti, le famiglie, che ovviamente non potevano utilizzare questo spazio perché era diventata una vera e propria pattumiera, dobbiamo dirlo, erbacce altissime, rifiuti di ogni tipo, insomma c'era davvero di tutto, per cui noi abbiamo sentito il dovere e l'obbligo di ridare speranza ai residenti, ai cittadini, ai nostri concittadini, alle famiglie, ai bimbi, di poter vivere quello spazio. Ovviamente non basta pulire una piazzetta in maniera sporadica o in maniera estemporanea, ma c'è bisogno di ordinaria manutenzione,
ed è una di quelle, diciamo, dei moniti che noi abbiamo lanciato all'amministrazione senza alcun tipo di polemica. Bisogna prestare attenzione agli spazi. Noi invece vogliamo dimostrare che quando l'amministrazione e la politica, diciamo, ha delle lacune, c'è il terzo settore, l'associazione, la politica civica che poi interviene. Ecco. Mm. Quindi comunque è stato un lavoro importante, perché non ho sottolineato il fatto che si tratta di, per entrambe le associazioni, di forze extra comunali, e quindi è anche giusto far sentire la propria voce in questo modo, per essere presenti sul territorio. E proprio in merito alle iniziative portate avanti da queste associazioni, volevo passare a Eugenio Panella per chiedergli un aggiornamento rispetto a una loro battaglia, di quelle proprio storiche, che è quella dello streaming del Consiglio Comunale, perché uno dei temi trattati dal Movimento 5 Stelle Scafati è stato proprio quello di, pur stando fuori al Consiglio Comunale, quello di insistere affinché venisse fatto lo streaming, quindi la proiezione del Consiglio Comunale, in modo da poter essere accessibile a tutti, anche agli assenti. Eugenio, qual è l'aggiornamento rispetto a questa discussione? Allora, prima di tutto buonasera a tutti, e il ringraziamento mio va all'editore, a te e a Francesco per avermi invitato questa sera. Per quanto riguarda lo streaming, sì, la battaglia è abbastanza vecchia, perché risale addirittura al 2013, la prima presentazione della raccolta firme che facemmo su Scafati. In quel caso lì ci fu detto che se ne riparlava dopo le amministrative, perché ovviamente c'era il cambio del Consiglio Comunale, quindi bisognava aspettare. Fummo costretti a ripetere la raccolta firme e ripresentarla successivamente in Consiglio Comunale, riuscimmo a presentare tra le 300 e le 400 firme. Niente, la nostra richiesta era appunto di dare la possibilità anche a chi non può recarsi fisicamente a seguire il Consiglio Comunale di farlo attraverso il sito del Comune, o addirittura anche attraverso delle differite che il Comune poteva trasmettere il Consiglio Comunale. Abbiamo lottato duramente per questo tema, perché sembrava che non era molto, cioè la loro intenzione su questo argomento era di glissare un pochettino mandando tutto nel dimenticatoio. Invece siamo riusciti a pressare sia il sindaco che la commissione statuti e regolamenti, con la quale abbiamo partecipato a numerose loro sedute, e abbiamo prodotto in primo momento un nostro regolamento presentato a loro, perché volevamo un attimino accelerare i tempi, e quindi non abbiamo fatto altro che prendere un regolamento che era stato già adottato in diversi comuni e portarlo a Scafati. Questo regolamento è stato analizzato dalla Commissione Statuto e Regolamenti, e finalmente, dopo numerose nostre richieste, finalmente è giunto in Consiglio Comunale. Durante il Consiglio Comunale si è parlato dell'approvazione definitiva di questo regolamento, solo che il sindaco si è tirato fuori degli emendamenti da correggere, a suo modo di dire, quindi rinviando di nuovo il regolamento appunto in Commissione Statuto e Regolamenti. Questa cosa qua però, guarda caso, è avvenuta poco dopo, cioè durante il contrasto tra Liberti e qualche altro membro della sua maggioranza, chiaramente dovuto al comportamento appunto di queste persone durante la campagna elettorale. Hanno pagato lo scotto di non aver appoggiato, a nostro modo di dire, la moglie durante la campagna elettorale. Quindi praticamente siamo dovuti ritornare, non dico a zero, ma quasi, nel senso che lui ci ha invitato a parlarne nella sua stanza appunto del regolamento, e ci ha presentato questi emendamenti che al suo modo di dire non andavano bene, ma gli emendamenti andavano bene così come erano, perché la Commissione Studi dei Regolamenti, prima di approvarla, si è accertato che quel regolamento funzionasse già in altri comuni. Quindi Cirillo ha dato addirittura le dimissioni da presidente della Commissione Statuto e Regolamento, e fatto sta che oggi il Comune di Scafati non ha ancora dato la sua piena adesione su questo argomento. Ovviamente noi, come sempre, ci tocca rimboccarci di nuovo le maniche e andare di nuovo in Commissione Statuto e Regolamento per cercare di abbreviare quanto più tempo possibile la questione e riportarla di nuovo in Consiglio Comunale. Quindi la discussione resta aperta ancora, aperta, sì. Quindi
bisogna ancora riaprire l'argomento. Passiamo a un tema molto delicato al momento, quello della Tari, perché stanno arrivando le bollette e i cittadini sono inviperiti. Scafati Arancione ha reso pubblica una nota nei giorni scorsi che ho stampato, ma non la leggo perché è molto lunga. E una nota nella quale il movimento racconta le difficoltà dei cittadini scafatesi in merito al pagamento di questa tassa. Chiedo a Caro Tenuto di illustrarci un po' questo problema. Beh, la Tari, come ogni altro, diciamo, strumento fiscale che insomma, è atto a mettere le mani nelle tasche dei cittadini, attenzione, a patto che ci sia un corrispettivo in termini di servizi e in termini di efficienza, è sempre un tema delicato. Sulla Tari, come ben sapete, più volte ci siamo ritornati. Voi sapete bene che il 17 di giugno ci fu il famoso Consiglio Comunale, all'interno del quale vennero proposte e vennero approvate, adottate nuove tariffe. All'interno di questo Consiglio Comunale, noi come Scafati Arancione proponemmo una nostra proposta per andare incontro alle fasce deboli, la progressività dell'imposta, e cioè in base al reddito, e quindi la suddivisione in scaglioni di reddito, perché io lo ripeto sempre, non esiste ingiustizia più grande che far pagare il povero e il ricco alla stessa maniera. Esenzione per i portatori di handicap e per invalidi, e devo dire che parzialmente ci siamo riusciti perché all'inizio originariamente la fascia di esenzione era di 6.000 euro, siamo riusciti a farla portare a 8.000, sebbene la nostra richiesta fosse di 11.000-12.000 euro. Ma c'è un problema. C'è un problema e che riguarda le utenze non domestiche, e cioè esercizi commerciali e attività commerciali, i quali ovviamente hanno avuto un aggravio in bolletta di fino al 25%. Io ora dico, vabbè, al di là delle polemiche e delle proposte che abbiamo fatto, ma si può parlare di sviluppo economico, di creazione di posti di lavoro, di crescita e di ricchezza, se continuamente si continuano a vessare coloro che la ricchezza dovrebbero produrla? Penso sia un controsenso. Perché tassare i commercianti che vivono già una condizione di totale disagio è qualcosa che secondo me va rivisto e denunciato. In tempi non sospetti all'assessore di riferimento noi fummo abbastanza chiari a dire guarda che si sta creando un cortocircuito, perché poi non ci lamentiamo che insomma i negozianti sono costretti a chiudere. Quindi questo è un problema, ti interrompo, vissuto in particolare dai commercianti. Dai commercianti perché diciamo che c'è un piccolo sgravio, diciamo un abbassamento della quota per le utenze domestiche, quindi per i cittadini, ma ovviamente relativo alle fasce, ai componenti di nucleo familiare che vanno diciamo, dalle tre persone fino insomma, a salire. Il problema reale è per i commercianti che si trovano a pagare un aggravio in bolletta e ovviamente questo porta davvero a delle difficoltà, perché io l'ho ripetuto anche pubblicamente qualche giorno fa, non basta la notte bianca per poter rilanciare il commercio a Scafati. È un'iniziativa sicuramente da incentivare e lodevole, ma non può bastare, non è un'iniziativa estemporanea. I commercianti hanno bisogno di altro. Hanno bisogno di altro innanzitutto di vedersi abbassate le tasse, soprattutto quelle di competenza comunale, perché se noi continuiamo a vessare con la Tari sui commercianti, poi non ci lamentiamo che magari ci troviamo le istituzioni rappresentative dei commercianti completamente contro. Quindi maggiore attenzione a queste Però fasce. Valerio, io ti scuso, mi chiedo scusa perché se devi interrompere. Allora, sono perfettamente d'accordo. Guarda che proprio l'altro giorno in Consiglio Comunale ad Angri la nuova amministrazione ha fatto l'incontrario, ha scaricato i commercianti e ha caricato invece le famiglie. A mio avviso, a questo punto bisogna, io prima quando si è parlato che avete pulito la piazzetta, pensavo, fortunatamente c'è un'associazione che incomincia a creare società civile, a fare atto di civiltà o atti civili nei confronti dei cittadini, cominciano a vedere che il cittadino può iniziare ad amministrarsi. Mi spiego meglio. A questo punto non vi è soluzione,
la coperta è quella, o la togliamo ai commercianti, la diamo alle famiglie, o la togliamo alle famiglie, la diamo ai commercianti. Io invece ti dico che a mio avviso c'è la soluzione, è quella di fare un lavoro certosino, un forte lavoro, voi come associazione, per sensibilizzare la raccolta differenziata. Quella è l'unica cosa che può far risparmiare tutti complessivamente. Prego, Francesco. No, diciamo che io stavo completando e stavo andando proprio in questo senso. Va bene. Perché, e spiego, se noi non incentiviamo le persone a differenziare, perché queste persone dovrebbero pagare una bolletta così alta? Allora io dico, il problema sta a monte e a valle. E mi spiego, se noi diamo, come succede in tutti i paesi civili, perché noi purtroppo abbiamo quell'idea che lo smaltimento dei rifiuti rappresenta un costo e non una ricchezza. Fin quando non entreremo in questa logica, allora, e cambieremo, sovvertiamo questa logica, ci troveremo sempre a discutere di queste cose. Allora, più volte ci siamo fatti promotori di iniziative che vadano in questo senso. Ad esempio, la carta per individuale per le famiglie che possa portare sgravi fiscali, oppure mettere in condizioni con l'isola ecologica che abbiamo a Scafati, tra l'altro, di poter utilizzare questa carta per poi ridurre l'addebito in bolletta. Cioè, ci sono delle iniziative che possono mettere in condizioni il cittadino di differenziare. E ribadisco, la raccolta differenziata a Scafati, personalmente io non credo sia superiore al 50%, anche perché se voi andate sul sito che è il MySIR, troverete che i dati non sono neanche aggiornati, quindi siamo intorno al 40-45%. Ed è un calo per una città media come Scafati di più di 50.000 abitanti, per cui dico, se non creiamo incentivi, la gente deve risparmiare in bolletta affinché si possa differenziare. Quindi i commercianti non possono pagare perché la coperta è corta, ma bisogna che ci sia una tassa, come ho definito prima, progressiva. Tanto si guadagna, tanto abbiamo il reddito, tanto paghiamo. Ed è ovvio che gli incentivi devono essere in questo senso, e cioè devono avere degli sgravi in bolletta. Incentivi fiscali per abbattimento della raccolta differenziata, perché non basta l'iniziativa annuale che si fa nel Palamangano, che tra l'altro è lodevole, è rispettosa, c'è bisogno di sensibilizzazione, ma soprattutto di sgravi in bolletta. Ecco, l'incentivo è alla base, secondo Scafati ha ragione, per superare queste difficoltà, perché quello può essere il motore per tenere alta l'attenzione di tutti a rispettare le regole. Passando ad Eugenio Panella, c'è il parco inclusivo, che è un altro degli argomenti che sono stati tenuti in prima linea dal Movimento 5 Stelle di Scafati, e quindi chiederei di raccontarci nei particolari com'è andata. Beh, l'idea di questa creazione del parco inclusivo ci è venuta un po' di tempo fa e va nella direzione di regalare qualcosa ai bimbi diversamente abili. Sappiamo tutti le difficoltà che incontrano quotidianamente tra barriere architettoniche. Francesco prima parlava del recupero delle piazzette. Sappiamo in città quanti siano pochi gli spazi dedicati ai bambini, figuriamoci poi chi ha delle difficoltà motorie. Quindi partimmo con l'idea appunto di realizzare questo progetto e identificammo questo parco nel parco primato di Via della Resistenza. Perché il parco primato? Perché ci chiedemmo come mai un parco tenuto anche bene all'epoca, perché poi nelle ultime vicende insomma ci sono stati problemi anche per l'assegnazione della gestione del parco primato. Comunque persone di Scafati e non sono praticamente all'oscuro della presenza Scafati di questo parco primato. Il parco primato però ha un vantaggio rispetto alle altre aree verdi della città, che consente l'accesso diretto con la macchina nell'area in cui dovevano essere realizzate queste giostrine. Così siamo recati personalmente all'interno di questo parco, abbiamo fatto una sorta di sopralluogo e contattato una ditta specializzata nell'installazione appunto di queste giostre inclusive. Lo dice già il termine, sono delle giostre che permettono l'utilizzo contemporaneo sia di bambini normodotati che di quelli diversamente abili. Abbiamo preso le misure precise dell'area del primato, abbiamo fatto un progetto addirittura in AutoCAD, sempre sulle nostre forze, il comune non ci ha assistito in questo, l'unica cosa che ha fatto è che dopo due mesi ci ha dato fotocopia della mappa, insomma, dell'area del parco, dopo due mesi di attesa. Detto questo, questa ditta si è resa disponibile nel redimere un preventivo gratuitamente e questo preventivo, insieme alla nostra richiesta, è stata presentata
al comune, all'attenzione del sindaco, all'attenzione dell'assessore alle politiche sociali e anche ai lavori urbani. Sono passati diversi mesi e come al solito non abbiamo ricevuto nessun tipo di risposta. Ci siamo recati più volte al comune, dal sindaco e da vari assessori, la risposta ufficiosa, perché risposta ufficiale non ne abbiamo avuta, la risposta ufficiosa era che non ci sono fondi. Viste però come sono andate le cose ultimamente, tipo la polemica delle luminarie, quei famosi 100.000 euro che sono stati tirati fuori per le luminarie natalizie, noi avevamo chiesto di impegnarci anche noi con loro a trovare delle risorse nel bilancio da mettere appunto a disposizione di questo parco. La risposta era sempre la stessa, non ci sono fondi né a livello comunale ma nemmeno a livello regionale. Detto questo, ci siamo rivolti al garante per i diritti dell'infanzia della regione Campania, il dottor Cesare Romano, che dal primo momento che ha ricevuto i nostri file del parco si è schierato subito dalla nostra parte, perché la nostra non era una battaglia politica. A noi non interessa realizzare il parco per dire che l'abbiamo realizzato noi, a noi interessa realizzare il parco, ripeto, per donare momenti di serenità a delle persone che purtroppo quotidianamente sono costrette a fare conti con la dura realtà, che è totalmente diversa. Certo. E il dottor Cesare Romano si è reso subito disponibile nel contattare lui l'amministrazione e quindi da fare un pochettino da tramite tra noi, il sindaco e i vari assessori. Sembrerà strano, ma anche lui si è dovuto impegnare all'inverosimile per ottenere un colloquio telefonico. Dopo questo colloquio telefonico è passato circa un altro mese per ottenere un incontro finalmente nella stanza del sindaco, alla presenza appunto del sindaco, alla presenza nostra e del garante della regione Campania. Il sindaco praticamente ci è tenuto a sottolineare la presenza del garante come Scafati sia una città praticamente perfetta, a suo modo di dire. Per le politiche sociali non c'è nulla che non funzioni, partendo dall'assistenza dei malati a casa direttamente, oppure presso le scuole per i bimbi. Quella mattina ci tiene a sottolineare che all'interno della villa c'era un gruppo di bambini a fare delle passeggiate accompagnate dai vari responsabili all'interno della villa comunale e che questa nostra richiesta comunque rischiava di mettere anche in cattiva luce l'operato appunto della sua amministrazione, perché noi in questo modo tendevamo a dire che il sindaco non si occupava delle politiche sociali o comunque non spendeva abbastanza per le politiche sociali, quindi sottolineiamo invece il contrario. Ripeto, non era il nostro obiettivo quello di andare a fare polemiche, il nostro obiettivo era quello di realizzare il parco. Se non rispondi a noi direttamente, almeno abbi il rispetto di una figura un pochettino più importante, quella del garante. Ci ha promesso che nei lavori che partivano a settembre, nella realizzazione delle famose piazzette che stanno realizzando in giro per la città, includevano anche queste giostine, che già hanno previsto installazioni di alcune giostine classiche, chiamiamolo così, mentre si impegnavano a inserire appunto delle giostine inclusive. Pochi giorni fa ho contattato un responsabile delle politiche sociali del comune di Scafati, che si era reso disponibile ad occuparsi della faccenda, mi ha detto che è tutto fermo a palo e che addirittura il protocollo è tornato di nuovo all'assessore alle politiche sociali, che era la Pisacane, che già all'epoca si rendeva quasi reperibile, cioè ai nostri solleciti tramite il protocollo non rispondeva. Abbiamo provato a contattarla telefonicamente ed era sempre impegnata. Abbiamo cercato di prendere un appuntamento, non è mai arrivato nulla. Il nostro timore è che si è tornati di nuovo al punto di partenza, dove anche in questo caso si cerca di stendere un velo su questa nostra iniziativa. Questo problema sicuramente non avverrà, perché su questo caso particolare che riguarda i bambini disabili vogliamo andare fino in fondo, perché è una categoria troppo sensibile e che non è giusto che anche loro debbano pagare le pene di beghe politiche, perché poi alla fine, se l'iniziativa era portata avanti da loro, in 15 giorni il parco si faceva. È arrivato da una forza extra consiliare e quindi il parco non si deve realizzare. O quantomeno non è un'iniziativa che, a loro modo di vedere le cose, possa portare un beneficio elettorale. Perché alla fine qua i lavori pubblici li stiamo vedendo, no? Praticamente scelgono le aree dove fare i lavori in base a quanti voti possono tirare fuori da quell'area. E invece noi non è il nostro modo di fare politica, questa cosa l'abbiamo detto più volte. Non ragioniamo così. Il nostro si può definire quasi un volontariato, perché essendo forza extraconsiliare
non c'è nessun gettone di presenza, perciò è tutto tempo che va donato e non è giusto che non ci venga data nemmeno una risposta ufficiale. Così una, certo, insomma, si coglie il tono leggermente polemico di Eugenio Panella, però diciamo che le barriere architettoniche sono una difficoltà che per risolvere la quale molti comuni sono al lavoro, perché barriere architettoniche ce ne sono un po' dappertutto, non solo nel parco, ma insomma i disabili sono in estrema difficoltà, quindi bisogna continuare, perseverare in questo, su questo argomento, su questo tema, per riuscire a ritenersi soddisfatti. Ritornando a Francesco Carotenuto, vorrei passare a un argomento caldo, quale è quello del piano urbanistico comunale, che è il famigerato PUC sul quale si sta discutendo da tanto tempo, e negli ultimi giorni c'è stata anche una polemica tra il consigliere comunale del PD Marco Cucuracchi, che è anche il presidente della commissione garanzia, e il vice sindaco Giancarlo Fele, in quanto il primo è esploso dicendo il PUC non se ne sente più parlare, è stato bloccato in provincia di Salerno, e il vice sindaco che ha detto no, guarda, non ha bisogno solo di avere degli input, e comunque non c'è nessun blocco, quindi si va avanti. Francesco Carotenuto, cosa ci dice in merito a questa polemica e a questo problema che è molto sentito e molto discusso in città? Ma noi dobbiamo fare alcuni passi indietro. Voi ricorderete bene, oddio, soprattutto i cittadini di Scafati ricorderanno che il PUC rientra fra quelle opere faraoniche di cui Aliberti si è vantato già da lontano 2008. Insomma, il PUC, l'area PIP, la reindustrializzazione dell'area COPMES, insomma, tre elementi, tre opere per ora ferme completamente al palo. Detto questo, il piano urbanistico, noi sappiamo che è uno strumento io ritengo fondamentale per lo sviluppo della città. E ad oggi è bloccato perché ovviamente ha bisogno di alcuni adeguamenti, come ad esempio al piano territoriale di coordinamento provinciale, e non solo. Ci sono problemi di carattere procedurale che, ahimè, e dico ahimè perché sinceramente non sono un detrattore del piano urbanistico, nel senso che la responsabilità mi porta a dire che è un piano necessario per la città, certo, così come anche l'area PIP, e quindi non posso giovare da un fallimento del genere, ma ci tengo a precisare che è proprio la responsabilità amministrativa e politica che in questi momenti dovrebbe prevalere. Per cui dico, io ho portato una cronostoria del piano urbanistico per farvi capire il problema, dove si è creato e soprattutto che cosa si rischia. Noi abbiamo una proposta di piano urbanistico della delibera di giunta del 2011, esattamente la numero 70, che è stata pubblicata sul BURC, sappiamo che è il bollettino ufficiale della Regione Campania. In secondo luogo, e vi sto dicendo l'iter che si è adottato per il comune di Scafati, sono state poste osservazioni da parte dei cittadini, sappiamo che lo prevede la legge, che sono state esaminate. Tre, sono stati chiesti i pareri alle varie autorità, quindi superiori da un punto di vista, diciamo, della competenza dell'ente comunale. Quattro, il 30 giugno 2014 viene convocato il Consiglio Comunale per l'adozione del PUC. Cinque, vengono esaminate le osservazioni e le controdeduzioni dei redattori da una commissione consiliare che ha anche modificato queste controdeduzioni. 6, e ultimo, è stato convocato, lo ricorderete benissimo, il 5 settembre 2014, dove viene ratificata la delibera di adozione del PUC, pubblicandola sulla... Vi ricorderete, abbiamo scritto la storia. Forse o la penna aveva finito l'inchiostro, oppure abbiamo sbagliato ad aprire il libro. La procedura è completamente sbagliata.
e spiego, ed è sbagliata nell'iter procedurale. Ecco perché parlavo di un problema che può determinare altri problemi conseguenziali. Infatti, dopo la delibera della giunta municipale del 2011, doveva essere convocato il consiglio comunale per l'adozione del PUC, a sua volta pubblicato sull'albo pretorio, e solo dopo questi adempimenti si potevano fare le osservazioni. E dopo la risposta degli enti, e quindi con le varie richieste di modifica, dovevano essere modificati tutti gli altri atti. Quindi, secondo Scafati Arancione, non è stato seguito l'iter. C'è un problema procedurale, signori miei, c'è un problema procedurale. Allora, non voglio entrare nel merito del PUC perché potremmo parlare fino a domani mattina. Perché un piano urbanistico dovrebbe prevedere delle strade, cosa che sinceramente non esistono, dovrebbe prevedere delle zone verdi, cosa che sinceramente non esistono, sono previsti dei centri commerciali nel centro di San Pietro, sono previste cose praticamente impressionanti, per cui io voglio dire c'è un problema semplicemente di carattere procedurale. Non voglio entrare nel merito, lo ripeto, quindi io adesso mi faccio una domanda e chiedo: ma sono stati spesi dei soldi per adottare, insomma, per fare questo iter procedurale? Oppure stiamo parlando di improvvisazione e pressappochismo? Perché se stiamo parlando di improvvisazione senza soldi pubblici posso anche giustificarlo. Ma se sono stati spesi dei soldi pubblici, qui c'è anche una responsabilità politica da parte di chi ha permesso tutto questo e di chi ha permesso che il piano urbanistico venisse totalmente impantanato. Leggevo questa mattina che la giunta regionale ha prorogato di un anno la composizione dei piani urbanistici. Ovviamente io mi auguro che il prima possibile si possa far chiarezza sul piano urbanistico scafatese e che si possa finalmente cominciare a parlare di sviluppo ecosostenibile della nostra città, perché fino ad allora possiamo parlare di tutto, ma se manca la base, che è l'iter procedurale, io non so sinceramente dove cominciare a parare. Per cui dico, io mi auguro che proroga, noi riusciamo a superare i ritardi, no? Beh, io me lo auguro, però io ribadisco un concetto, che qui stiamo parlando di problemi di ordine procedurale, non stiamo parlando di altre cose, perché ci sono anche altre anomalie, la VAS, il piano di coordinamento territoriale provinciale, però qui stiamo parlando dell'ABC praticamente. Sì. Per cui dico, io mi auguro che questo tipo di problema, di criticità, venga risolto nelle sedi opportune. Sinceramente me lo auguro con tutto il cuore, ma non per Scafati Arancione, ma per il bene e per lo sviluppo della nostra Scafati. Ascoltare Francesco Carotenuto è sempre molto interessante, perché lui ci propone questo esempio, la novità sul procedimento, sulle procedure del PUC che non erano in regola, è per me una novità. Parlando di problemi amministrativi, vorrei passare a Eugenio Panella per chiedergli del baratto amministrativo, che è un'altra delle battaglie che il Movimento 5 Stelle Scafati ha portato avanti. Eugenio. Allora sì, per quanto riguarda il baratto amministrativo, è un'iniziativa che come le altre riguarda le fasce sociali un po' meno abbienti e dà la possibilità a chi non riesce appunto a pagare le tasse comunali a rendersi disponibile ad effettuare dei lavori, possiamo definirli socialmente utili appunto per il comune, che possiamo parlare appunto della manutenzione delle strade, alla potatura degli alberi, pulizia, ecco. Ci siamo impegnati come associazioni nel supportare anche l'iniziativa di Francesco, e poi fisicamente non ci siamo potuti recare per motivi di lavoro, ma alla famosa pulizia della piazzetta potrebbe essere anche un'occasione appunto per utilizzare il lavoro di queste persone anche in quel senso là. Secondo noi, oltre a risolvere il problema economico appunto nel pagare in questo modo qua le tasse, si andrebbe anche a responsabilizzare un po' di più il cittadino, e dal nostro punto di vista crescerebbe anche il senso di appartenenza alla città. Quello che manca oggi è una formazione civica dei cittadini, specialmente dei più giovani. Questo fa male, perché parlavamo prima di una sorta di volontariato, no, da parte nostra, e che ci porta quasi tutte le settimane a stare per strada col nostro gazebo a parlare, cercare di informare, quantomeno far sentire la nostra voce e principalmente ascoltare quelle che sono le istanze dei cittadini. E quando ci troviamo a interfacciarsi con ragazzi che hanno da poco finito le scuole superiori
si sente quel disfattismo generale o quel senso di sentirsi fuori dal mondo, fuori dalla vita sociale più che politica. Allora tutte queste iniziative che possono andare a smuovere un pochettino le coscienze sociali, secondo me devono essere sostenute e portate avanti, quanto più in un momento come questo, anche dal punto di vista economico particolarmente difficile, certo, per tutte le famiglie. Infatti. Sempre in questa direzione, scusami se mi dilungo, c'è un'altra nostra proposta che, come il baratto amministrativo, ancora non ha ricevuto nessun tipo di risposta da parte dell'amministrazione, questo è sempre giusto sottolinearlo, anche perché quando si presenta un protocollo, loro per legge sono obbligati a risponderti entro 30 giorni dalla data del protocollo. La cosa buffa è che poi quando vi chiedere spiegazioni, questi protocolli magicamente dall'ufficio protocollo scompaiono. Il protocollo è registrato, ma sulle scrivanie poi delle persone dirette non arrivano mai. O quantomeno arrivano, ma si fa finta che non si è letto ancora, parliamone, facciamone. Un'altra proposta nostra che ci teniamo veramente tanto è quella che riguarda il trasporto gratuito degli alunni pendolari di Scafati, sempre per le famiglie a basso reddito. Anche in quel caso lì abbiamo chiesto al comune, studiamo insieme una soluzione, o comunque spulciando il bilancio sicuramente usciranno delle voci. Quale soluzione si potrebbe trovare? Guarda, la nostra proposta era quella di istituire una sorta anche di graduatore in base all'ISE, tanto per dire. Le famiglie a basso reddito che hanno i ragazzi che frequentano scuole al di fuori del territorio scafatese e quindi supportare le spese quotidiane di questi ragazzi con gli abbonamenti, non lo so, almeno iniziamo a parlarne. Sì. Andiamo nel bilancio, andiamo a spulciare le voci che sono tante sulle quali si può tagliare, perché poi vediamo che quando vogliono loro, dove vogliono loro, i fondi escono. Però quando si deve trattare di trovare un qualcosa per le famiglie a basso reddito o per altri tipi di categorie sensibili, definiamole così, i fondi non ci sono mai. Allora anche questo modo di approcciarsi alla politica fa allontanare le persone. Perché ti spiego come è nata l'idea del trasporto pubblico. Una ragazza che frequenta la nostra associazione ci ha spiegato delle difficoltà nel raggiungere l'istituto scolastico tutte le mattine. Perché parecchi genitori, chi ha perso il lavoro, chi lavora a mezza giornata, chi si trova in stato di disoccupazione, giustamente per loro sono spese a fine mese che gravano in maniera pesante sul bilancio familiare. Ma la cosa che è più assurda è questi problemi come li conosciamo noi, o comunque come arrivano a noi, che non facciamo parte del Consiglio Comunale, loro non li vivono, non conoscono situazioni del genere, o comunque non gli vengono in mente che le persone possono affrontare delle difficoltà del genere e quindi operare in quella direzione? Sembra di no, perché se si va a parlare di grandi eventi, di grandi opere, c'è tutta la disponibilità di questo mondo, forse perché si vanno a toccare altri fondi, altri giri che abbiamo visto cosa portano, però quando poi si devono operare, anche di operare nel piccolo, a volte le cose più importanti sono quelle quotidiane, quelle tutti i giorni, e riuscire a trovare delle soluzioni immediate per queste famiglie che vivono momenti di difficoltà, per noi è una cosa primaria, insomma. Ti posso fare una domanda, perché io non, visto che voi siete, avete qualche anno in meno di me, io il tuo ragionamento lo comprendo benissimo, però quello che non riesco a capire, non lo so se tu riesci a spiegarmelo, ma perché poi questi amministratori, i quali il cittadino va, pone le sue lamentele, pone i suoi disagi quotidiani, l'amministratore se ne frega altamente, io non parlo di Scafati, parlo in generale, ma poi quando si torna alle urne vengono comunque di nuovo rivotati. Cioè io non riesco a capire il meccanismo del cittadino che non ha ottenuto i propri diritti e poi comunque dà il voto, cioè non ha capito come funziona la cosa il cittadino, cosa che non penso. Prego. No, per quanto riguarda questa cosa, vi faccio l'esempio della campagna elettorale che affrontammo noi nel 2013. Eravamo un gruppo che si era formato da poco, nascevamo dal nulla, nessuno di noi ha una storia politica lunga. E quindi quando ci andavamo a confrontare con diverse famiglie, ci spiegavano che effettivamente sì, loro condividevano anche il nostro modo di andare avanti, il nostro modo di fare la campagna elettorale senza spendere soldi, però giustamente dicevano: guarda, quando invece vengono persone qua delle altre forze politiche e ti aiutano in un determinato modo, in quel momento là io cedo. Ma il problema non è la famiglia che sbaglia, il problema è chi specula su
sulle difficoltà della famiglia, è diverso. Perché io, padre di famiglia, se ho difficoltà a mettere il piatto in tavola e mi viene proposto un aiuto semplice, anche una tantum, e io per la disperazione accetto, ma non sto sbagliando io, sto sbagliando chi sfrutta quella situazione mia di necessità. E questa cosa qua è andata avanti, ma ancora tuttora, e va avanti da anni. Le campagne elettorali, sono ventenni di campagne elettorali che ha Scafati, e non solo, perché dobbiamo dirlo, non solo, funziona così. Io ti voto, in cambio, la frase tipica, qualcuno ce l'ha detto scherzando, ma alla fine era la verità. Io vi voto, ma in cambio cosa mi date? Niente. E allora, allora questo significa che ti va bene così. Continua a vivere quel tipo di società, però le conseguenze le paghiamo tutte quante insieme poi. Francesco, posso farlo? Chiedo scusa a Maria Rosaria. No, prego, assolutamente. Ma è per capire poi, Maria Rosaria, il meccanismo che poi porta il cittadino tartassato, il cittadino che ha subito tanti di quei soprusi, porta al quinto anno, al quarto anno a votare sempre lo stesso personaggio politico. Francesco, anche la tua idea, nel senso che la televisione è fatta per questo, per portare, per veicolare le idee, per portare le idee nelle case della gente, per magari per smuovere qualche cittadino e dire: guardate, è inutile che voi vi lamentate per 4 anni e dopo date il voto al personaggio di turno. Prego. Mi capitava proprio ieri, quando stanno cominciando ad arrivare questi 18.000 avvisi di pagamento della Tari, mi hanno fermato due mamme per strada. Francè, ma dimmi una cosa, ho avuto 1.300 euro di Tari, mio marito ne guadagna 1.350, che cosa devo fare? L'altro diceva: sì, ma io ho un negozio, ho 5 figli, a me mi arriva doppia la bolletta, che cosa devo fare? Allora io mi pongo davanti a un bivio. Se una persona che vive condizioni di disagio e quindi è anche capace di negoziare la propria dignità, perché il lavoro genera dignità, creare le condizioni di sviluppo crea dignità, e mi pongo davanti a questo tipo di ragionamento, e va il potere forte, quindi la lobby economica, finanziaria, il potentino di turno, e ti mette 50 euro sul tavolo, e vado io, che propongo un diverso modo di vedere la politica e lo sviluppo, nel breve periodo, quella persona, il consenso, a chi lo dà? Lo dà chi gli garantisce nel breve periodo di poter mettere il piatto a tavola. Allora, per chi come noi fa la politica in maniera, diciamo, con senso di abnegazione e di giustizia sociale, è anche mortificante, e ve lo dico con estrema sincerità. Allora io dico: bisogna perseverare, se vogliamo realmente che qualcosa cambi bisogna perseverare, bisogna far capire che la politica è quella che noi stiamo cercando di portare in essere, e cioè creare le condizioni per lo sviluppo. E io dico sempre che la mancanza di lavoro genera le clientele. Se noi riusciamo a far capire che è solamente attraverso il lavoro che noi contrastiamo l'ingiustizia sociale, forse siamo sulla strada giusta. Quindi io dico che il problema è a monte. Ricordo benissimo quando ci fu, ricordo, per la memoria storica. La poi voglio dire bilaterale, non è mai unilaterale. È bilaterale, perché, però è un fenomeno particolarmente presente nel Mezzogiorno d'Italia. Ricordate che dopo l'Unità d'Italia, le prime commissioni d'inchiesta che vennero fatte nel Mezzogiorno d'Italia fecero capire, diedero l'idea di come la clientela fosse così marcata nel Mezzogiorno d'Italia, dove la tipologisti da un lato... Sì, è un fatto di cultura. È un fatto di cultura, per cui dico, se noi riusciamo a contrastarla con la cultura della buona politica, della dignità, del lavoro e delle condizioni, e soprattutto del non assistenzialismo, ma dell'accompagnamento alle condizioni per il lavoro, perché l'assistenzialismo può sfociare nella clientela. Infatti. L'una tantum, se non è accompagnata dei processi che ti portano all'inserimento nel mondo del lavoro, è una clientela. Noi non risolveremo mai la questione. L'idea noi l'abbiamo, dobbiamo continuare su questa strada però, dobbiamo farci capire, cambiare il linguaggio e parlare a tutte le classi sociali, dal disoccupato al precario, dal contadino al lavoratore. Questa è la strada giusta, secondo me. Maria Rosaria, io ti sto zitto, ma ti ricordo soltanto che abbiamo altri 10 minuti, sì, per infatti, quindi cerchiamo di andare. Vorrei chiedere a Francesco, che vedo così, così impervolato, cosa pensa della polemica che c'è stata in questi giorni in merito alla rimozione
posizione dell'Energy Manager dal Comune di Scafati, Paolo Guadagno, sulla quale è stato detto di tutto e ci sono anche molti dubbi in merito a questa cosa, molte domande, e quindi vado a porla a Francesco la domanda. Ma diciamo, sia sul lavoro sia sull'ambiente, io penso che un'amministrazione, un'istituzione tenga l'ambiente immediatamente correlato al lavoro, e quindi far capire che l'ambiente è una priorità nell'agenda politica di un'amministrazione pubblica. Sì. Sulla questione dell'energy manager, diciamo, a tratti anche folcloristici, mettiamola anche da questo punto di vista, perché si crea questo nuovo settore, creiamo questo settore, l'ho scritto perché poi uso e conservazione dell'energia e conservazione razionale dell'energia. Noi, per essere simpatici, diciamo, beh, considerando che il primo atto di questo ingegnere è stato quello di utilizzare 100.000 euro per comprare altre luminarie, mi pare che il nome debba essere cambiato da uso razionale a uso irrazionale dell'energia. Perché dopo aver acquistato le luminarie natalizie come uno dei primi atti dell'amministrazione, se ne spendono altri 100.000 euro. Attenzione, non è polemica, ma bisognerebbe fare dell'altro. La questione è poi anche amministrativa, perché ricordiamo che questo ingegnere, questo professionista, era stato già rimosso dal comune di Vico Equense. Quindi su di lui pendeva già una, diciamo, sanzione di carattere amministrativa. Per cui, beh, quando si fa, come è capitato a Scafati, prima, diciamo, questo bando interno per capire se ci sono all'interno della pianta organica delle professionalità capaci di ricoprire quel ruolo, e poi se ne fa un altro esterno con un incarico fiduciario, beh, almeno il curriculum lo si legge, almeno ci si informa su chi si sta provando a dare questa cosa. È stato revocato l'incarico dopo pochissime settimane praticamente, ed è stato incaricato l'ingegnere, il povero ingegnere Finga, che si deve accollare anche quest'altra diciamo, gatta da pelare, ecco, mettiamola così. Quindi il problema era oltre che amministrativo, ma anche di secondo me, di inopportunità politica, per cui era completamente inappropriato. Abbiamo sempre detto che per quanto riguarda l'ambiente, due erano le proposte che abbiamo fatto, ma come il buon Eugenio Panella, forse stanno in qualche cassetto chiuso di qualche ufficio, ed era l'investimento nell'illuminazione pubblica a LED, perché ovviamente è fondamentale, e soprattutto l'investimento nelle energie rinnovabili. E cioè ci stiamo seccando la lingua nel dire, cari amici amministratori, l'unico modo per abbattere i costi dell'energia, che si aggira intorno ai 2 milioni di euro, è investire sfruttando finanziamenti comunitari, regionali, e non buttandoli al vento come siamo noi soliti fare, per installare pannelli fotovoltaici sugli edifici comunali, sulle scuole di competenza comunale, investire nel trasporto pubblico ecosostenibile per dare un servizio ai cittadini. Ma come al solito, io lo ripeto, siamo un paese dell'improvvisazione amministrativa. E Scafati Arancione, non dimentichiamolo, è una forza extra consiliare, forse se continua con questo tono resterà tale, perché ha molte idee, quindi sono idee che a volte possono anche, diciamo, interrompere il percorso lineare della politica. Volevo trattare un attimo in chiusura, perché penso che i tempi siano piuttosto stretti, il problema della sicurezza in città con Eugenio Panella del Movimento 5 Stelle. Cosa ne pensa il Movimento? Il problema della sicurezza credo che sia sotto gli occhi di tutti i cittadini, specialmente nell'ultimo periodo c'è stata un'escalation di episodi anche abbastanza gravi, con omicidi in pieno giorno, in pieno centro, e quindi niente, noi nel nostro piccolo abbiamo provato a sollecitare l'amministrazione comunale, anche perché siamo stati contattati più volte dai residenti della zona del centro commerciale Plaza. Perché ci hanno raccontato che praticamente di sera è terra di nessuno. È una zona molto calda. Molto calda, sì, tra risse, ci raccontano di episodi di spaccio, addirittura prostituzione, in alcuni casi anche minorile, all'interno dei garage sottostanti il Plaza. E quindi i residenti esasperati ci hanno contattato, abbiamo documentato quello che accade lì con delle foto, anche perché ci sono problemi anche legati alla viabilità, perché la presenza di tutte quelle attività commerciali, l'affluenza specialmente nel weekend, genera un imbuto del traffico pazzesco, specialmente per i residenti.
Niente, abbiamo presentato questo ennesimo protocollo all'attenzione del sindaco e anche dei vigili urbani, ma al momento sempre le solite risposte, nel senso che abbiamo chiesto di potenziare anche il servizio di videosorveglianza in quelle zone, perché è inconcepibile che dalle 8 di sera praticamente bande di ragazzini, anche minorenni, ma si impadroniscono completamente di tutto il piazzale del Plaza. E anche quella poteva essere una zona utilizzata dalle famiglie, parecchie famiglie portano i loro bimbi lì a giocare o con la bici o col pallone, quello che è, ma praticamente ti trovi che i motorini ti scorazzano a 3 centimetri di distanza, quindi è pericolosissimo. Sì. E solamente la sicurezza privata della galleria non riesce a supportare tutto quel tipo di problematica lì. E anche in quel caso, insomma, ci è stato detto che si vedeva se si poteva fare un qualcosa nel potenziare il servizio di sorveglianza, però al momento siamo sempre in attesa di una risposta, insomma, definitiva su questa cosa. In merito al centro Plaza, anche Scafati Arancione è stata molto presente rispetto alla sicurezza, intendo. Sì, non ultima per esempio la richiesta della convocazione del comitato per l'ordine provinciale, ordine pubblico provinciale al presidente Canfora, perché riteniamo che la questione non è solamente attenzione di carattere repressiva, ma anche di carattere culturale e sociale. E torniamo sempre al problema del lavoro, perché io voglio dare un dato agli amici telespettatori. Scafati ha la percentuale di disoccupazione giovanile che si aggira intorno al 54%, quindi non stiamo parlando di spiccioli, insomma, stiamo parlando di problemi reali. E abbiamo una serie di proposte fatte che tra l'altro dovrebbero essere anche approvate, perché c'è un fermento da questo punto di vista, ad esempio le clausole sociali sugli appalti che permetterebbero quindi alla stazione appaltante, quindi in questo caso il comune, di dare forza lavoro a coloro che vincono gli appalti per le opere pubbliche. Penso per esempio ai voucher sociali. Forza lavoro del territorio. Del territorio, ovviamente, ecco, del territorio. Sì. E soprattutto le start-up. Abbiamo fatto una proposta per utilizzare la manifattura dei tabacchi affinché il ceto imprenditoriale dinamico e giovane possa investire in questo nuovo modo di fare imprenditoria. Abbiamo sollevato la questione di garanzia giovani. Signori, garanzia giovani doveva rappresentare un'opportunità di lavoro per i nostri giovani, è diventata una vera e propria clientela, soprattutto in tema di campagne elettorali. Cioè, stiamo parlando che è un progetto europeo di un miliardo e mezzo di euro. La Campania è la regione che ha fruito più di tutti di finanziamenti, diciamo, da questo punto di vista, circa 191 milioni di euro, e solo il 3% di coloro che si sono iscritti al progetto Garanzia Giovani sono entrati in questo circuito di lavoro che va dall'apprendistato a contratti a tempo. Quindi stiamo parlando proprio, stiamo veramente agli sgoccioli, cioè stiamo parlando di utilizzare davvero in malo modo i fondi europei, perché io non lo ripeto. Se davvero vogliamo guardare allo sviluppo delle nostre città, dobbiamo necessariamente guardare i fondi europei. Non possiamo prescindere da questo tipo di analisi. Perché io voglio ricordare che ogni anno il governo centrale taglia da 1,5 milioni di euro ai comuni, come Scafati, per cui bisogna avere la capacità di intercettare finanziamenti europei, come il Più Europa, che tra l'altro, se vogliamo parlarne, ecco, il tempo scorre. Certo. Però certo. Anche in quel caso, insomma, le cose non stanno proprio rose e fiori come ci fanno credere. In che senso? Parliamo del Più Europa, che comunque è un tema davvero Europa, del quale si discute sappiamo tanto. Che doveva rappresentare un motivo di sviluppo per la nostra città, tant'è che Più è un acronimo e infatti significa programma di integrazione urbana. Sì. E per Scafati sono previsti circa 40 milioni di euro, ma ricordiamo che nulla è infinito, e cioè che entro il 31 dicembre dovremo almeno spendere questi soldi per le opere pubbliche che sono state appaltate, esempio tra tutti il polo scolastico. Ovviamente che è lì, sta aspettando che qualcuno, insomma, possa completarlo, come ad esempio via San Pietro, perché insomma abbiamo avuto le ultime lamentele da questa strada costata circa 236.000 euro, all'interno del capitolato di gara si prevedeva la finitura della strada in 99 giorni, siamo al 140esimo giorno, la strada non è ancora completata, stiamo parlando di 100 metri di strada, non stiamo parlando della metropolitana di New York, per cui con tutto il rispetto, ora io mi chiedo chi pagherà i danni ai commercianti, chi pagherà i danni ai residenti e soprattutto se qualcuno pagherà qualche penale. Perché poi a questo punto soprattutto di chi è la responsabilità, di questi ritardi, perché non si sa ovviamente. Per cui abbiamo gettato letteralmente al vento una prospettiva di sviluppo in asfalti, marciapiedi e qualche rotatoria. Quindi io dico, se questa è l'idea che noi abbiamo di sviluppo, continuo a dirlo, noi siamo fuori strada.
Avevamo un'idea completamente differente e lo ribadisco, che va nell'economia ecosostenibile, che va nella startup, che va con i voucher sociali, insomma tutte queste operazioni che nel medio e nel breve periodo possano dare linfa vitale ai nostri concittadini. Il Più Europa, e lo ripeto, è un progetto che non è, diciamo, stato attuato con la capacità amministrativa e gestionale dell'ente, ma è una iniziativa, una politica pubblica europea che rientra nel quadro nazionale strategico del governo Prodi del 2007 e che è riferito a tutte quelle medie realtà urbane superiori ai 50.000 abitanti. Quindi dobbiamo ringraziare la crescita demografica del comune di Scafati. Il problema è che non siamo riusciti a gestire per bene questi soldi. Dico, ultima domanda, riusciremo a completare le opere entro il 31 dicembre? Punto di domanda. Volevo io fare una domanda a Panella, perché con Francesco l'altra volta si è espresso molto sinteticamente e forte, anche se in questa trasmissione non ne abbiamo accennato, però qualche giorno fa si parlava che a Scafati vi sarebbero state di nuovo le elezioni, si dava per certo che a Scafati vi erano le elezioni. Non lo so in questo momento come la situazione, come stia marciando e via dicendo, ma nella ipotesi in cui a Scafati, nella remota o nella sicura ipotesi che a Scafati vi fossero le elezioni, l'associazione, il movimento, come si può porre nei confronti di questa amministrazione e se eventualmente potrebbe andare a braccetto con questa amministrazione. Prego. No, assolutamente no. Non l'abbiamo fatto quando ci è stato chiesto anche in maniera molto esplicita da qualche componente di supportare durante il ballottaggio il candidato sindaco, quindi non credo che sia una cosa possibile, anche perché siamo totalmente distanti da quel modo di concepire politica che non lo reputo minimamente possibile. Cosa ne pensi della eventuale o remota ipotesi di elezioni? Cosa ne penso? Io credo che se il sindaco veramente dice di tenere la città, dovrebbe fare un atto di responsabilità, portare il suo mandato a naturale compimento, perché comunque ha preso un impegno con chi l'ha votato. Io credo che l'impegno che ha preso vada rispettato, così come noi nel nostro piccolo stiamo cercando e a fatica di rispettare le cose che abbiamo detto con quei cittadini che ci hanno votato. Quel famoso 3% che abbiamo preso, stiamo cercando di rispettare gli impegni presi, che poi uno ci mette la faccia. Il discorso è questo, ognuno è responsabile delle proprie azioni e a noi piacciono parole che, come coerenza, ad esempio, che ultimamente sta passando un po' di moda, però sono valori che secondo noi contano ancora. Quindi se vanno dette determinate cose in fase preelettorale, in fase elettorale, poi quelle cose vanno mantenute. Ma questo vale per chiunque si prende un impegno con la città, può essere il sindaco, può essere chi oggi siede nei banchi dell'opposizione. L'importante è mantenere l'impegno con i cittadini e poi su alcuni temi io credo che debba essere superato anche l'aspetto d'appartenenza, no? Un discorso è di destra, un discorso è di sinistra, un discorso di centro. No, l'importante è che ci siano buone idee, che poi le proponga Francesco di Scafati Arancione o Eugenio Panella del Movimento o chi sia delle altre forze politiche, l'importante è che si riesca a fare qualcosa di concreto per la nostra città, perché veramente viverla tutti i giorni e vedere in che stato di abbandono versa sotto tutti i punti di vista fa male a chi cerca quotidianamente, insomma, di migliorare la situazione. Quindi il Movimento 5 Stelle si riconferma come una realtà politica che si mantiene equidistante da tutti, centro-destra e centro-sinistra. Noi, come del resto anche negli altri comuni, il Movimento dovunque si è presentato alle elezioni e ha sempre fatto una lista esclusivamente formata da una sola lista, un solo candidato sindaco, e si supporta quello lì. Ma perché proprio il lavoro e il percorso che ti porta poi alla formazione di una lista, partendo da quelli che sono i principi fondamentali su cui si basa il Movimento, ti portano già totalmente da un altro punto di partenza rispetto alle forze politiche. Possiamo fare anche l'esempio delle passate amministrative, no? Abbiamo visto un centrodestra con 8 liste, poi c'erano 2 candidati per l'area sinistra con 4, 5, 6, 7 liste ciascuno, addirittura anche Marchesano mi sembra che aveva 2 liste, cioè l'unici che avevano una sola lista eravamo noi.
Ma quelle sette liste a cosa portano? Portano alla crescita di idee politiche, non portano a niente. Portano solamente a persone poi da accontentare dopo le elezioni e portano alla ricattabilità. Invece noi il programma lo facciamo insieme. Quante persone hanno collaborato al nostro programma e non si sono candidati? Hanno preferito dare un supporto, un loro contributo, esterno, ma anche non avendo nessun tipo di velleità di candidatura, proprio per la necessità e per la voglia di partecipazione. Un altro termine che è stato messo da parte, la partecipazione. Quindi la differenza sta lì. E un'altra differenza che c'è, se mi permettete di dirlo, tra noi del movimento e le altre forze politiche, è che noi in città per strada ci siamo 365 giorni all'anno, e non solamente durante il periodo elettorale. Ci sono persone che giustamente hanno fatto il loro giro in campagna elettorale e dicono che sono vicine ai problemi della città, quanto poi dimostrano di non conoscerli minimamente. Ah, Francesco Carotenuto, però vorrei, riallacciandomi alla domanda di Gerardo, vorrei chiedere quindi rispetto a eventuali elezioni, Scafati Arancioni cosa fa, già che l'altra volta si è parlato di un possibile incontro, confronto con tutte le forze di centrosinistra, che però non c'è stato, che io sappia. Confronto non è necessariamente tra le forze di centrosinistra, ma può essere aperto anche alle forze civiche, come le ho definite io, le forze sane. Per quanto riguarda le elezioni anticipate, le ho definite fantapolitica, si pensi ai problemi della gente, poi insomma si vedrà, avrà tempo fino al 16 dicembre per portare avanti questo ragionamento della decadenza. Ragionamento è aperto, ancora ma pensi innanzitutto ai problemi più gravi che in questo momento deve insomma affrontare, e soprattutto pensi ai problemi della città. Noi siamo pronti, insomma, lo stiamo dicendo, siamo un'alternativa all'attuale amministrazione con un programma serio, una capacità, insomma, di poter individuare i problemi e risolverli. Stiamo anche noi, giustamente, per la strada, per le strade, parlando e ricevendo le istanze. Per quanto riguarda l'incontro, in questi giorni ci sarà un incontro tra le forze politiche e sociali, per tutto il resto è fantapolitica. Si discute ancora del candidato unico? Cioè, è possibile, potrebbe essere possibile qualora ci fossero elezioni, qualora si discutesse tutti insieme. Se c'è responsabilità da parte di tutti, penso sia un processo naturale e quindi necessario e doveroso. Maria Rosario, di questo ormai abbiamo esaurito tutto, anzi ci siamo presi qualche minuto, di questo ne avremo tempo, visto che abbiamo, però con i nostri amici io già pubblicamente vorrei di nuovo un incontro proprio per discutere al di là delle problematiche quotidiane che affronta la città di Scafati, ma è per, visto che voi siete giovani, è per cercare di far capire sia vostri che nostri concittadini, che il risolvere il problema al momento, nei 5 anni, poi porta a dei disagi continui per tutto il periodo che chi ha sbagliato, chi ha chiamato un amministratore sbagliato ad amministrare, poi automaticamente si porta indietro i problemi di quell'amministrazione. È un giro di parole, ma penso di aver fatto il di essermi spiegato. Ringrazio i miei due ospiti e ringrazio grazie a voi. Maria Rosaria Vitirlo, valida collaboratrice in questa serie di puntate, proprio per spiegare, per arrivare proprio al cittadino normale, al cittadino. Io cerco nelle trasmissioni che facciamo, cerchiamo di capire i problemi del quotidiano e di arrivare, e magari qualche amministratore, se si ascolta, può prendere spunto dalle nostre proposte o dalle nostre osservazioni. Magari. Ringrazio di nuovo i miei ospiti, ringrazio i miei amici telespettatori, ringrazio Maria Rosaria Vitirlo per la valida collaborazione che mi sta offrendo, e arrivederci alla prossima con Antenna 3.